Allora Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui. È la frase più conosciuta di Pietro, è bellissima in se stessa, dice un atteggiamento, una sensazione che magari riuscissimo tutti noi a farla diventare nostra e spesso, trovarci gusto a stare vicino a Lui, stare davanti a Lui, trovare gioia nel farlo, magari fossimo davvero sempre all'altezza di gustare tutto questo. Però in questo momento quella frase cosa dice? Il rifiuto di Pietro di cogliere, di prendere sul serio quello che Gesù vuol fare. In fondo, che differenza c'è tra quel momento e la realtà dalla quale vengono? Là niente è chiaro, tutto è confuso, c'è incertezza, ma come sarà? E cosa che intende dire? E come sarà davvero? E noi che fine faremo? Tutti i problemi che la mette in ansia, che gli impediscono di prendere Gesù sul serio, che gli impediscono addirittura di capire quel che sta dicendo. Certe volte, vi ricordate il capitolo 16, in certi punti proprio, è il surch, dialogo tra sordi, appare dal Vangelo. E non perché Gesù è sordo, gli adulti sono loro sordi. È tutto per questa ansia che c'è dentro, questa incapacità a capire che senso può avere tutto quel che lui sta annunciando, la sua passione, la sua morte, eccetera. E poi il Messia, dove sta scritto che il Messia viene rifiutato dal suo popolo? Ammazzato dai nemici, dai padroni, dei romani, eccetera, quello si può anche capire, ma ammazzato dal suo popolo. Che Messia era lui, no? Il Messia ha lo scopo di organizzare il popolo, unirlo, farlo diventare potente. Questo nell'immaginario del popolo ebraico di allora, apostoli compresi, e prima di uscire da quella prospettiva lì, Ganeulit, perché era molto radicata. Quindi ecco perché dice, è bello star qui, e poi blocchiamo questo momento, facciamo diventare stabile, non qualcosa che passa, fisso. Eliminiamo tutti i problemi che c'erano prima, che abbiamo dentro. Guardiamo te, qui vediamo tutto, tutto chiaro. O più bello di sé, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Più bello di sé, Samuele. È il rifiuto di... Ma il paradiso, mia la terra. È il rifiuto di accettare quello che Gesù dice immerso nel quotidiano, dove niente è chiaro. Dove tutto è problema, tutto fa paura tante volte. E purtroppo Pietro ci casca dentro in pieno. Cioè, se la trasfigurazione finisse qui, sarebbe stato un fallimento totale. È importante a dircelo sia il Vangelo, e non qualcuno che da fuori il Vangelo ti riflette sopra, a dare cose, i grania, argogno, a farci su tutta una pasquinata, diciamo, ecco. No, no, è il Vangelo che sottolinea questo aspetto. Per dire la difficoltà che avevano gli apostoli. Fu un presto di nota, fossimo là al loro posto, è vero o no? Saremmo stati peggio magari. Comunque la reazione di Pietro è questa. Stava ancora parlando quando apparve una nube luminosa. Ecco, la nube è un altro richiamo all'Esodo. Per 40 anni la nube ha accompagnato il popolo di Israele nel deserto. Quando la nube si alzava si partiva, quando si abbassava ci si fermava, iniziava la tappa, resterà per 38 anni e mezzo ferma in un posto, e per 38 anni e mezzo gli ebrei staranno fermi lì, dopo che avranno rifiutato di entrare nella terra promessa, tornano nel deserto, una generazione intera morirà lì, i loro figli partiranno 38 anni e mezzo dopo. Che l'anno e mezzo che si è voluto per arrivare lì fa 40, i 40 anni. Com'è che si chiamava quella nube nell'Antico Testamento? La nube che accompagna Israele per 40 anni si chiama? Shekinah. Shekinah. E dice la presenza di Dio che salva. Dio che è presente non per giudicare, non per condannare, non per richiamare, eccetera, ma per dare salvezza, per garantire un domani. La Shekinah. Voi sapete una cosa? Che quando Giovanni scriverà il suo Vangelo e dirà che il Verbo, colui che è la parola, che da sempre è rivolto verso Dio, si convertirà a noi, e cosa farà?
pianterà il suo piolo vicino al nostro, che diventerà uomo come noi. Vede, il verbo che dice questo piantare il piolo, sapete in greco che verbo è? Chi se lo ricorda? Eschenose. E fateci caso, S-K-N, le stesse consonanti della Shekinah, della nube. Con Israele era presente la nube, per noi è presente Cristo, che dice la presenza di Dio che salva nella nostra vita. Il verbo utilizzato è andato a scegliere tra tutti i verbi greci che potevano dire che Dio diventa uomo in Gesù, ha scelto proprio questo, per richiamare proprio che senso ha l'incarnazione, poter essere presente tra di noi per salvarci. Fin dall'inizio, già nel verbo scelto per piantare il piolo. Per cui anche questo è un grande richiamo, fortissimo, proprio all'Esodo. Ma non è la prima volta che succede. Qual è stata la prima volta che nel Vangelo di Matteo si è parlato di questa nube dalla quale esce una parola, una voce che parla? Al battesimo. Ma nel battesimo di Gesù, a chi parla quella voce dalla nube? Chi si ricorda? A Gesù. Tu sei mio figlio, io ti ho mandato. È una specie di conferma quasi che arriva attraverso la voce. In un certo senso Gesù prende consapevolezza piena della sua realtà profonda. Qui invece la parola è rivolta ai discepoli, ai tre. E dice infatti la voce, questo è il mio figlio, che io amo, l'agapetos, l'amato da me. Io l'ho mandato, sa quel che fa, sta facendo quel che l'ho mandato io a fare. Ascoltatelo, fidatevi, quello di cui hanno bisogno. Non è un fanfarone che si vanta lui, ma in realtà è un illuso e basta, è uno che non ha le idee chiare. No, sono io che lo mando. Fidatevi, perché senza la fiducia ci può essere fede? La fede è un'espressione della fiducia, è vero o no? Ma se manca la fiducia, resta nel vuoto.